Buongiorno, ben arrivati in un nuovo vlog. Siamo a lunedì mattina, fuori l'aria ha rinfrescato decisamente dopo la pioggia di ieri, anche se durante il giorno comunque dà delle temperature ancora diciamo estive, però si sta decisamente meglio, motivo per il quale stamattina ho deciso di lasciare la tapparella spinta in fuori in modo tale che entri un po' di luce perché sono stufa di stare al buio. E oggi mi vedete anche vestita di un colore che non è nero, incredibile, ma vero. Ieri mi sono detta anche stiro le cose che ci sono da stirare, tra cui questo vestito, perché tra una cosa e l'altra faceva veramente troppo caldo, uno per metterlo perché comunque avendo qua il colletto è fastidioso dietro, nel senso che fa un pochino sudare, e seconda cosa, non ho voglia di accendere il ferro da stiro, già non amo stirare, quindi immaginatevi. Sono già pronta, in realtà sono le 10, quindi sono sveglia e operativa da tipo le 7 e un quarto, però sono lavata i capelli, ho fatto un po' di cose in casa, tra cui lavatrice da ritirare, pulire il balcone fuori, perché vi lascio immaginare, dopo praticamente 3 volte che ha diluviato, c'era di tutto sul balcone, quindi ho dato una bella pulita al balcone, ho dato una passata ai pavimenti, cioè il robottino ha aspirato, dopo che lui ha fatto io sono andata di straccio e nulla, quindi ora avevo iniziato a registrare anche un video che voi probabilmente potreste vedere dopo questo vlog, perché non credo di mettervelo prima, e nulla, quindi ora esco, faccio 2 o 3 commissioni, poi ritorno a casa e continuo col video. La chiameremo variazione sul tema e improvvisazione del mio pranzo, perché ero partita tutta felice nel dire mi faccio le fette biscottate, queste salate sfiziose che ho preso la settimana scorsa da Lidl, da Esselunga, con i fichi che ho già tagliato, il caprino spalmato, un po' di mandorle, un po' di miele. Il caprino è diventato acido, scadeva addirittura a ottobre, si è gonfiato e via. Quindi ho optato, dato che non ho neanche il Philadelphia vegetale, per il delicapra. Sarà la stessa cosa? No, però ormai i fichi li ho tagliati, sono le 2 e vorrei pranzare. Allora, le apriamo perché non le ho ancora aperte. Esattamente come le fette biscottate, si presentano nello stesso identico modo. Metto sotto un po' di miele perché secondo me posso temere che rimangano un po' asciutte. Ovviamente se avessi avuto il caprino sarebbe stato meglio, però vabbè, pazienza, di necessità virtù. Ci mettiamo sopra il delicapra, praticamente una fettina l'ho divisa così. Non è esattamente quello che sognavo di mangiare per pranzo, ma pazienza. Vabbè, è andata così oggi, dai. Ci arrangiamo. Poi, ho tolto la buccia ai fichi perché faccio un po' fatica a digerirla. Però, volendo, potete anche lasciarcela, eh. Ok, sopra se mettete delle noci, io ci metto qualche scaglietta di mandorla. E un altro ciccinino di miele. Cosa dite? Dai, sono venute comunque carine, speriamo che siano anche buone. Sono
Esaurita, no, oggi sono veramente cotta, sono le 4, sto passando alla seconda parte di, cioè la prima parte, scusatemi, ma la seconda parte della giornata di registrazione dei contenuti. Ora sto, questo pezzo Serena va nel vlog, ricordo, perché ho 1000 file. Ho appena finito di registrare dei contenuti Amazon Find e organizzazione cucina che vedrete probabilmente, come vi dicevo, settimana che viene. Ora mi dedico a un contenuto che, se riesco, vi faccio uscire prima del vlog, o anche quello vedete, non lo so, dipende tutto da un po' di cose. E nel frattempo io ho mangiato. Come avete visto, mi sono dimenticata di dirvi che stamattina, da brava stupida, ero distratta, stavo facendo le cose di corsa, poi insomma, mattinata un po' di pensieri, ho preso la piastra dalla parte sbagliata, quindi ci ho infilato praticamente la mano così, e quindi qua mi sta venendo un po' di bollicina da bruciatura. Vabbè, ci ho dato l'aloe subito, dato che ce l'avevo qua, a portata di mano, e però vabbè, è così, quindi mi dà un po' noia la mano sinistra, però. Poteva andare peggio. Detto questo, vado avanti qua a registrare. Dopodiché, se riesco, volevo anche registrarvi le recensioni di due libri che ho finito, perché non le ho ancora registrate. Ho finito quello della Barbato ieri. Nello scorso vlog vi avevo detto che non mi stava convincendo tanto. In realtà, devo dirvi la verità, la parte centrale, forse quella un pochettino più, passatemi il termine, non noiosa, però dove piatta, cioè prosegue in modo piatto, poi c'è il plot twist dove effettivamente accade un qualche cosa e le ultime 200 pagine vanno con una meraviglia. Ultime 170, 200 pagine. Comunque, a parte questo, niente, continuo ad andare avanti, se no si scarica anche questa batteria. Non mi sembra vero, sono a letto. Ciao, questa sono io, questi sono i miei piedi. Allora, oggi la giornata com'è andata? Mi sono messa a registrare tre video praticamente in una giornata. Il vlog che state vedendo, cioè qualcosina del vlog che state vedendo, un video relativo alla cucina Amazon Find e ovviamente risistemarlo, la risistemazione, decluttering, wishlist, eccetera, del mio angolo make up e skin care, e questi sono i tre contenuti. Mi è venuto il flash poi, caspita, domani è il 10, devo fare la recensione del libro del mese del Serena's Book Club, la farò poi domani perché adesso non ho le forze. Mi sono messa a pulire il cassettone della biancheria, decluttering già l'avevo fatto, ma ho fatto un ulteriore decluttering di cose che tenevo. Non lo so perché neanch'io perché le tenevo. Ho sistemato tutto. Ho preso però un organizer da IKEA che però non va bene perché ha il velcro e quindi si ci attaccava tutto. Quindi lo dovrò rendere e devo prendere un organizer da aggiungere lì. Però per ora ho sistemato, mi sono arrangiata con quello che avevo in casa e tutto sommato non è venuto male. Ho tolto i vestiti estivi che non ho messo per tutta l'estate, che sicuramente non metterò in quest'ultimo mese, quindi li ho tolti, ho tirato giù qualche magliettina, mezza manica che magari avevo tolto, qualcosa è lì perché devo stirarle perché sono in condizioni agghiaccianti. Io sono qua spaparanzata e ho appena finito la revisione del video che uscirà martedì, ve l'ho appena messo in caricamento, ora mi alzo perché ho sete, ho bisogno proprio di bere un bel bicchiere d'acqua fresco e basta, poi credo che mi dedicherò un po' di lettura. Poi aiuto, arrivo a quest'ora che non so più parlare. Dicevo che mi dedicherò un pochettino alla lettura. Ho iniziato, aspettate che vi poggio qua, Cicatrice di Urado, ma sono tipo arrivata a pagina 64, quindi sono ancora proprio all'inizio. Vediamo un po' che piega prende. Per ora non mi sta entusiasmando molto. Speriamo che si ripigli un po', vi farò naturalmente sapere. Siamo direttamente a giovedì sera. Io sono già struccata col pigiama, con la mezza manica perché si sono abbassate tanto le temperature.
Ieri poi credo di non aver più registrato, anche perché mi sono dedicata all'editing e finalmente posso registrare e farvi vedere che le maniglie sono diventate nere, quindi mi sono seduta qua in cucina. Vi ho registrato un video extra che vedrete sicuramente prima del vlog, perché ho fatto una tappa spesa ad essere lunga stamattina, dato che il volantino è iniziato adesso, ho detto ma sì, facciamo questo video di una decina di minuti da pubblicare, quindi adesso volevo editarmelo. Io sono cotta, sono in giro da stamattina alle 8:30. Stamattina ho fatto un piccolo giro al mercato, ho fatto un piccolo shopping autunnale, colore sempre quello, nero. Però sono contenta perché ho preso un pantalone molto carino, di quelli che vanno un po' larghi, fatti anche a zampa, l'unica cosa ovviamente devo farli accorciare perché sono un pochino lunghi. Poi ho preso una di quelle magliette maglioncino a righe bianche e nere strette, molto carina, e una giacchetta che può essere usata tipo modi blazer, molto carina, veniva a 10 euro, quindi mi sembrava da stupida lasciarla lì, era l'ultima nera. E poi comunque vi farò vedere tutto quanto non appena appunto l'ho uno accorciato e l'altro lavato. Magari posso farvelo già intanto vedere. È un banco che non l'ho preso, al mio solito banco l'ho preso, un banco che c'è giovedì, che fa angolo tra via Trebisonda e come caspita si chiama, aspettate ve lo dico subito perché non mi ricordo mai, confondo sempre via Monticelli, che mi sa quella che è Marassi, con via Montesuello. Ve lo dico subito, esattamente via Montesuello. E fa proprio, si chiama il mercato di Diego, mi pare sia quello il nome. Comunque vabbè, li ho presi lì, speso praticamente 10 della maglia, 10 della giacchetta e 20 del pantalone. Considerate che il pantalone, dovendolo fare accorciare, saranno secondo me tra i 7 e i 10 euro, però ci sta, nel senso che mi piaceva come mi stava, era un pantalone che comunque non mi segnava sui fianchi, quindi benissimo. E fatto lì, sono andata appunto a fare la spesa, poi sono andata al lavoro. Oggi sono uscita un po' prima perché avevo la visita dalla dermatologa, sono andata a fare la mappatura dei nei e tutto bene. Ah, qua mi vedete fasciata, non mi sono fatta niente, ho solo un piccolo giradito, mi sono tirata una pellicina, quindi dato che c'ero io l'ho fatto anche vedere, devo insomma applicare delle creme, e quindi stasera mi sono già messa all'opera e per fortuna tutto ok. Sto piano piano facendo tutti i vari controlli annuali, mi manca la ginecologa, devo prendere appuntamento, dato che vi ho un po' accennato che ho avuto un po' stress, ciclo sballato eccetera, aspetto il prossimo, poi prendo appuntamento anche lì, anche perché per forza di cose devo aspettare il momento opportuno per prenotare, e mi manca da fare l'analisi del sangue. Poi più o meno, ecco, i controllini insomma annuali li ho fatti. Detto questo, non volevo annoiarvi, però raccontare un po' la mia giornata. Poi in realtà appunto ho finito lì, sono tornata a casa, solo che poi è arrivata a casa, ho registrato il video, ho preparato la cena per domani. Vi ho accennato nel video che ho preso le patate perché ho fatto i tentacoli di totano, scusatemi, che ho preso da Gel Market. È la prima volta che li assaggio, però rispetto a quelli di altre marche c'è tanta roba, quindi credo che sarà in parte la mia cena di domani sera, in parte il pranzo di sabato a lavoro, quindi domani e venerdì. Quindi la suddividerò su due mangiate, perché ovviamente è tanto da mangiare tutto in una volta sola, e quindi mi sono un po' portata avanti così. Oggi mi è arrivato un ordine che ho fatto sul sito di Etherea, eccolo qua. C'è stata una promo di 26 ore col sito scontato almeno 25%. Io felicissima, perché dovevo prendere alcuni prodotti che mi servivano, arriverà anche un video relativo a la riorganizzazione del cassetto in ambito
beauty skincare, se riesco ve lo pubblicherò, non martedì perché martedì arriverà il video dei preferiti, spoiler, arriverà credo giovedì, penso, devo finire di, devo ancora iniziare a editarlo, devo ancora finire di registrare alcune parti. Il brand per il pacco PR, se mi avete seguito su Instagram l'avrete visto, mi ha mandato un regalone super gradito, mi ha mandato questi due prodotti qua, che se mi seguite me ne avete già sentito parlare, perché sono prodotti che io acquisto e con cui mi trovo bene. La prima è la Puri Mousse, che è la mousse che utilizzo durante il periodo estivo, l'ho quasi finita, è il secondo anno che l'acquisto e che la utilizzo, ed è questa mousse detergente per le pelli impure, trattamento specifico a base di attivi funzionali delle note proprietà purificanti e equilibranti, quindi c'è l'acido salicilico, la niacinamide, che normalizzano la produzione di sebo rispettando il delicato equilibrio naturale della pelle. Quello che vi posso dire è che effettivamente è così, nel senso che va a tenere sotto controllo il sebo, ma allo stesso tempo non vi secca la pelle e non vi lascia la sensazione di pelle che tira. È stata un'ottima scoperta, questo non lo aprirò perché poi durante il periodo invernale non fa il caso mio, quindi finirò quello che ho ovviamente aperto, che è quasi finito. Questo me lo tengo da parte da prendermi in mano l'anno prossimo, verso fine primavera. E poi mi hanno mandato anche la Puri Mask, questa è nel nuovo formato, quindi non più il tubetto, ma scusatemi, non più il pottino in vetro, ma fatta in tubetto. Questa mi fa molto molto comodo perché come vedrete poi in quel video vi dirò che sto terminando questa, ho anche dei campioncini, quindi non aveva senso per me in quel momento lì comprarla, ecco. Ce l'ho già, quindi questa qua me la tengo per quando finirò tutti i campioncini che ho e ovviamente la Puri Mask che ho aperta. E ne ho approfittato per fare un ordinino di cose che mi servivano. Allora, all'interno del pacco ho trovato in maniera del tutto inaspettata questa pochette carinissima che mi fa anche comodo. E questo vellutino è fatto tipo proprio a stuccetto, e questa, insomma, le pochette sono sempre molto gradite, a volte non necessariamente per metterci dentro del make-up, a volte ci metto dell'altro. Come sempre si presenta in questo modo, quindi con i prodotti, le caramelline e qualche campioncino. Vi dico cosa ho trovato io a questo giro. Allora, ho trovato un campioncino di siero all'acido ialuronico, questo lo sto utilizzando già, nel senso che ho proprio il siero, il gel detergente viso delicato, questo qua ho avuto modo di provarlo, è molto molto valido. Poi della linea Luxe il tonico, questo non l'ho mai provato, e poi il Gold to Lift Serum per il siero per la zona dedicata alle labbra. Quindi ho trovato questi campioncini, il regalino per la promo back to school, che sono questi segnapagina, fanno sempre comodo, e vi faccio vedere cosa ho preso io. Allora, ho riacquistato non so che numero sia di flaccone che termino, forse che inizio, scusate, che compro il quinto, non lo so, quarto, quinto sicuramente, però ho ricomprato il mio amato Anti-Ox perché il mio sta finendo, quindi lui era per forza da ricomprare, e quindi è stata la prima cosa che ho messo nel carrello, ed è un prodottino. Poi questo prodotto l'ho comprato perché l'anno scorso avevo utilizzato la Travel Size, che avevo trovato forse in un ordine che avevo fatto perché c'era una soglia spesa che avevo raggiunto, c'erano dei prodotti omaggio tra cui l'essenza e il detergente. Il detergente mi era piaciuto talmente tanto, ho detto appena posso togliermi lo sfizio lo prendo. Quindi della linea Precious ho preso il Lift and Light Gold Cleansing Gel, che è questo gel detergente per il viso. Questo io però lo utilizzerò, aspettate che ecco qua. Questo io lo utilizzerò poi al mattino per lavarmi il viso, perché appunto prima finirò quello che ho fatto, poi passerò questo. La cosa che mi ricordo di questo prodotto, quando infatti forse ve l'avevo recensito, ve l'avevo anche detto,
che è talmente tanto in uno stato di comfort, vi sentite la pelle idratata dopo averla lavata, che io talvolta mi dimenticavo di darmi la crema. Quindi sì che l'ho usato nel periodo primaverile, però secondo me per il periodo autunnale, poi diciamo che Genova ha anche delle temperature molto miti, lo riutilizzo con molta molta curiosità. In ultimo, questo prodotto avevo provato sicuramente dei campioncini, ma un campioncino ovviamente non mi fa capire in toto se un prodotto può piacermi oppure no, posso magari valutarne la profumazione, la consistenza eccetera, ma due campioncini ecco non è che mi hanno aiutato molto. Quindi di questo ho preso la travel size, che però non era scontata, quindi questa l'ho pagata al suo prezzo pieno, ossia 15,50 euro, che è da 5 ml, e sto parlando del contorno occhi sempre della linea Precious Lift and Plump Gold Eye Cream. L'ho presa perché sto utilizzando il siero che è Gold to See, e quindi volevo usare i prodotti della stessa linea in modo tale che magari vanno a lavorare in sinergia. A questo giro ho preso questo e non ho preso la maschera, perché magari l'acquisterò poi più avanti, anche perché nel pacco PR che mi è arrivato c'erano anche due coupon da usare poi più avanti su degli ordini, ora non mi ricordo con quanto minimo di spesa, quindi fa sempre comodo, anche perché in realtà alcune cose volutamente non le ho prese perché adesso magari non mi servono nell'immediato, i coupon mi durano fino al 31 di ottobre, quindi non aveva senso comprare cose oggi a settembre che poi magari inizio a usare a novembre, dicembre in base alle temperature. Infatti poi li prenderò. E ho volutamente preso anche la travel size perché ho delle cose a livello di contorno occhi da smaltire. C'è anche da dire che i prodotti per il contorno occhi ne basta un po' la giusta dose. Eccolo qua, tra l'altro super carino questo bottino. E niente, qua, cioè il prodotto non lo apro perché così non faccio partire il PAO, anche se credo poi di iniziare a utilizzarlo nelle prossime mattine. Quindi poi aspettatevi una recensione su di lui. E niente, questo è stato il mio ordine eterea, non ho preso nient'altro, come avete visto. Io qua mi finisco di bere la tisana, nel frattempo sono fatte le 10, meno 10 fondamentalmente, aspetto finisca la lavatrice che probabilmente sentirete in sottofondo e poi mi lancio proprio nel letto. Domani sarà un'altra giornata bella, bella piena, e quindi io ho proprio necessità di caricare le batterie, infatti stasera non so quanto leggerò. Il libro si è un po' sbloccato, però non al punto tale da farmi dire wow. Infatti sto anche fin pensando di iniziare a leggere in parallelo qualcos'altro che magari sia un pochettino più leggero, ora valuto. Anche perché non mi piace in realtà leggere due libri insieme. Vabbè, da parlare della mia giornata, ai prodotti di skincare, ai libri, è un attimo. Eccoci qua il giorno dopo, siamo venerdì mattina, io sono pronta per uscire. E stamattina devo fare appunto un po' di commissioni. Finalmente riesco a registrarvi dalla cucina senza l'ansia di farvi spoiler delle maniglie, perché il video è uscito, il video relativo ai cambiamenti fatti in cucina. In realtà potrebbero arrivarne altri, chi lo sa. Vi poggio un attimo sullo Scottex, ok, così almeno siete messi appoggiati. E oggi c'è una bellissima giornata di sole, si sono abbassate le temperature, stamattina c'era un'aria frizzantina quando ho aperto le finestre alle 7:30, però ci sta, sono molto contenta, in casa ho 23 gradi, quindi si sta proprio divinamente, c'è il sole, cosa importante, belle le temperature più basse, però con delle belle giornate, quindi oggi ho deciso di mettere la maglietta a mezza manica con il gonnellone, metterò comunque i sandali, poi sicuramente poi stasera per andare al lavoro invece magari mi copro. Comunque volevo farvi vedere perché nel video proprio quello sui cambiamenti della cucina vi avevo detto che probabilmente avrei comprato un altro organizer, che ora non so se vedete esattamente quello che ho preso la volta scorsa, da mettere nel primo cassetto, quello dove ho le posate. Ora devo ancora pulirlo perché ieri sera poi mi sono dedicata all'editing del video, quello dedicato alla spesa, mi sono messa a fare due o tre cose, poi avevo proprio bisogno di staccare dalla giornata
ho sistemato quello che c'era da sistemare in giro per casa e ho detto questo lo faccio poi domani, quindi lo sistemerò, poi vi farò vedere una volta messo nel cassetto il risultato finale. E cosa vi volevo dire? Niente di spoiler, finalmente appunto ve li posso fare, perché io in realtà queste maniglie le ho iniziate a cambiare, non mi ricordo se fine luglio e inizio agosto, comunque il periodo indicativamente era quello, perché faceva tanto caldo e quindi infatti i pochi pezzi di video che ho registrato in cucina avevo volutamente spostato il tavolo per cercare di registrarli attaccata alla parete e tenendo il primo sportello tirato su. Tutto stratagemma. Comunque, a parte questo, sono contenta, ecco, che abbiate apprezzato il cambiamento. Effettivamente la cucina ha totalmente un altro aspetto, con veramente, non posso dirvi minima spesa, massima resa, perché comunque la spesa c'è stata, perché alla fine sono 16 maniglie, quindi, no scusatemi, 16 maniglie, le grosse, più le due piccoline, perché quelle dei due cassetti, per intenderci questi qua, sono stati un ordine a parte, perché la distanza tra i fori era più corta, essendo più corta appunto. Le maniglie ho dovuto fare un altro ordine e prenderne di quelle naturalmente soltanto due, però appunto sono identiche. Vabbè, detto questo, finalmente non vedo più le ditate. Ovviamente il nero ha comunque necessità di una manutenzione, perché la polvere la vedete subito, però quello un attimo, passate il pannetto via. Con le ditate anche passate il pannetto e via, il problema è che dopo mezz'ora, se lo ritoccate di nuovo, ditate. Quindi su questo devo dire sono molto contenta, e essendo anche più essendoci più spessore tra come posso dirvi, il cassetto, la parte di legno e la maniglia, riesco a pulire anche meglio sotto. Ovviamente essendo anche una cucina che ha quasi 10 anni, perché comunque alla fine l'età è quella, è rimasto leggermente in alcune ante il solco delle maniglie precedenti. Si vede se uno va lì con l'occhio, personalmente sti cavoli, nel senso che comunque anche qualche anta nel frattempo si è rovinata, è comunque una cucina vissuta, quindi ci sta che non sia perfetta come quando l'ho acquistata. E dal momento in cui ovviamente non è che uno, cosa faccio oggi? Ma sì, cambio la cucina per dargli un'aria un po' diversa, un pochettino più in linea con quello che è il mio gusto di adesso e non della Serena di quasi 10 anni fa, ma soprattutto con quello che è lo stile che ho voluto dare in generale alla casa, perché poi bene o male c'è una continuità di questo bianco legno, poi magari possono cambiare le tonalità di legno a seconda degli ambienti, però bianco, legno e nero sono i colori che un po' mi contraddistinguono, quindi anche nell'abbigliamento, cioè praticamente sono vestita tipo la mia cucina oggi. E vabbè, detto questo, nulla, sono 5 minuti che chiacchiero del nulla, ma sto aspettando appunto che mi dicano ok, ci siamo, puoi uscire. E devo farvi vedere anche le cosine che ho comprato al mercato, perché poi alla fine ieri sera ho fatto la lavatrice. I pantaloni non ve li sto a far vedere indossati, perché non ha senso, perché mi avanzano 10 centimetri di lunghezza, mentre il giacchettino posso farvelo vedere tranquillamente, la maglietta la stiro prima perché ha bisogno di essere stirata, quindi sicuramente ve lo farò vedere comunque all'interno di questo vlog. Programmi per oggi, in base all'orario di come si mette la mattinata, vorrei fare un piccolo salto in centro, ma non so se andrò oppure no. E niente, poi pranzo sostanzialmente sarà già pronto, perché mangerò le mie carote grattugiate con la glassa all'aceto balsamico, perché non ho zero sbatti di preparare il pranzo. La cena da portarmi a lavoro è già pronta, sarà cena e pranzo di domani, così almeno non ci penso più. E basta. E poi, se riesco, mi è arrivato un messaggino, registrerò un altro video.
Rumore dell'aspiratore a parte, è sera, c'è stato un cambio di programma a lavoro a seguito di un imprevisto, quindi alla fine dopo aver fatto le mie commissioni ho aperto e quindi sono arrivata a casa prima. Da un lato top, perché la cena è già pronta, perché me la sarei portata a lavoro stasera, quindi stasera ed eccola qua, polpo e patate. Naturalmente non mangerò tutto adesso, perché l'avevo pensato come cena e pranzo per il giorno dopo, però alla fine ho deciso, dato che sono arrivata a casa prima, avrete visto lo svuoto della spesa, ho fatto la torta salata alla zucca che non vedo l'ora di mangiare. Questa me la mangerò domani a pranzo al lavoro e sono molto molto curiosa di vedere se mi è venuta buona come le altre volte. Spero di sì. L'avevo fatta in un vlog dell'inverno scorso, che magari vi lascio qua sopra o vi metto nell'info box in modo tale che lì potete reperirla. L'ho fatta esattamente, sono andata io a vedermi l'info box del video perché non mi ricordavo assolutamente le dosi. Metto a mangiare perché ho fame. Ho fatto un piccolissimo shopping da Tiger, però ve lo faccio vedere domani mattina con calma, mi siedo e ci facciamo due parole. Mi stavo dimenticando, Tiger, vi faccio vedere le cosine che ho preso. Ho preso anche la shopper perché ho preso una cosa che necessitava di rimanere comunque in un sacchetto più grande. Il sacchetto che avevo io era troppo piccolo e quindi l'ho dovuto per forza prendere. Partiamo da appunto la cosa un pochettino più ingombrante. Questa è l'unica cosa che ho pagato così, tra virgolette, tanto, e l'ho pagata 5 euro. È questo calendario agenda, qua la chiama agenda 2025, che io voglio appendermi poi in cucina quando partirà gennaio, perché appunto questo parte da gennaio 2025. L'ho preso perché l'anno scorso, vedete, è fatto così, in questo modo qua, ha tutti i giorni disposti in colonna con i numerini. L'ho preso perché mi rendo conto che effettivamente ormai, non vi dico che mi segno tutto sul cellulare, però magari tipo qualche cosa di qualche appuntamento mi metto il promemoria, non uso l'agenda prettamente elettronica da dire col calendario, tipo Google Calendar non lo uso, però magari se ho qualche appuntamento mi capita di segnarlo in sul calendario, anche se poi in realtà bene o male le cose me le ricordo abbastanza bene. L'unica cosa, mi riduco ogni anno a magari prenderlo su Amazon e a pagarlo magari una decina di euro, 12 euro, molto carini, tipo quello che ho adesso, molto in linea con la mia cucina e col mio gusto, però cioè alla fine non è che ci scrivo poemi o cose, quindi quest'anno non mi andava di spenderci tanto e quando l'ho visto ho detto lo prendo. Mi piaceva l'idea appunto che si può appendere in questo modo, comunque è un color beige sia le scritte in blu e la parte del mese scritta in oro, però vi dico la verità, va bene, cioè nel senso per quello che ci devo fare, no, vedete, poi alterna perché il mese è scritto talvolta in blu e talvolta in oro. Direi, aspettate, non riesco a girare, no scusatemi, i mesi sono scritti in blu, sono scritti tutti in blu, però va bene, ecco, cioè ora fosse stato magari colori pastello, forse no, però così dai, ci può stare. Per 5 euro mi sembrava un acquisto intelligente da fare adesso e non pensarci poi più. Poi vediamo cosa ho preso, c'erano un sacco di prodottini scontati al 30. Mi sono trattenuta perché in realtà c'erano un po' di cosine che mi facevano proprio sfizio, cioè, quando vi prudono le mani che volete comprare qualcosa e però poi alla fine ho ceduto una sola cosa. No, allora questo è uno scontrino che non c'entra niente, eccolo, quello di Tiger, così vi dico i prezzi anche delle altre cose. Allora, scontato di 90 centesimi, quindi pagato 2 euro e 10, vabbè ragazzi, i prezzi non ha senso che ve li dica perché devo fare i conti
e quindi non riesco. Vabbè, vi faccio vedere cosa ho preso. Ho preso questa agendina qua, è una semplice agenda nera di quelle con le pagine bianche, anche i formati quelli più grossi erano scontati. L'ho presa perché mi è comoda da tenere in borsa se devo appuntarmi qualcosa, magari a volte mi vengono idee anche per i video al volo, e dato che tutte le volte poi la compro, me ne dimenticavo, l'ho pagata scontata del 30% e va bene. Allora, facciamo che vi dico subito, faccio prima, il totale di questo haul è di 13,45 euro, di cui 1 euro della shopper e 5 euro del calendario, perché quello non era tra i prodotti scontati, così almeno vi ho detto un po' tutto. Poi scontato, sempre al 30, c'era lui, che io sono contenta quindi di non aver acquistato le altre volte, che è esattamente come quello che io ho attualmente. Aspettate che giro la pagina così non vi faccio vedere le cosine che ci ho scritto, come questo, soltanto che questo ha le pagine che potete girare, questo qua invece le strappate. Mi trovo molto bene perché io effettivamente qua mi appunto in realtà le cose che devo fare a livello di registrazione, contenuti, cose da fare, e piano piano spunto le caselline, e mi è molto molto comodo. Dato che era scontato, ho detto meglio averne uno in più prima che poi Tiger me lo levi e io non lo trovo, quindi l'ho preso. Poi io le due cose sfizio. Allora, questo non mi ricordo se fosse scontato, sì, era scontato, troppo carino. Ho preso questo, che è praticamente il porta scotch fatto a forma di nuvola. L'ho preso perché non ho un porta scotch, quindi cosa succede? Che io ogni volta che devo... c'è anche lo scotch colorato, che carino. Ogni volta che devo prendere lo scotch impazzisco, così, dato che era carino mi sembrava il caso di prenderlo. Credo che questo nasca con l'intento di dalla nuvola esce l'arcobaleno, secondo me intesa un po' così la cosa. Carino, ecco, questo scotch molto molto simpatico. Vediamo un pochettino, a parte che non riesco a incastrarlo perché non si incastra bene. No, ok, giusto, ce la fa. Quindi ne ho approfittato, era anche molto carino alla vista e l'ho preso. Ultima cosa presa da Tiger, questa, non lo so, mi faceva troppo simpatia, quindi l'ho presa. Questa non credo fosse scontata, mi pare di averla pagata a prezzo pieno. Ve lo dico immediatamente quando la trovo. Esatto, questo qua veniva 1,50 euro, non scontata, ma 1,50 euro si poteva fare. Ditemi se non è troppo carina. È una penna, cioè tipo bella, cioè era troppo particolare per lasciarla lì, e l'ho comprata, mi piaceva un sacco, fatta così a piuma dorata. Dorata non è che proprio sia il mio massimo, però l'idea della penna fatta a piuma sì, è molto molto chic, quindi l'ho presa. Basta, da Tiger non ho preso nient'altro, come vi dicevo, perché non c'erano, cioè alcune cose mi piacevano ma mi sono detta ti serve adesso? La risposta è no, cioè cosa mi continuo a comprare quaderni se ne ho e ne uso due? E quindi non li ho presi. In realtà speravo di trovare la tazza, quella fatta tipo fantasmino, della collezione di Halloween, ma non c'erano le tazze, cioè c'erano tutta una serie di decori o altro, però non ho preso volutamente nulla perché non mi convinceva tanto, molte cose erano arancioni, sapete che comunque, cioè sì, magari mi piace prendere qualche cosina un pochettino di carino, però ho lasciato perdere. Tra l'altro, visto che anche Starbucks ha fatto delle tazze del genere, quindi magari me le vado a vedere lì. Mi sistemo queste quattro cose, vi faccio vedere anche al volo le cosine che ho preso al mercato. Questa è la giacchetta che vi dicevo che ho pagato 10 euro, molto molto carina. Stavo anche fin pensando che potrei mettermela adesso per uscire, ve la faccio anche vedere direttamente indossata, che mi sembra la cosa più sensata. Non fate caso al letto dietro, devo rifarlo più tardi. Eccola, veste così, quindi rimane un pochino lunghina, quindi non in maniera eccessiva, ovviamente aperta, qua ha le tasche, molto carina. Me la sono appunto immaginata così, con uno stivaletto in queste giornate un po' di inizio autunno, che magari ci vuole un po' la giacchettina all'ombra, però ancora si sta bene, e quindi l'ho presa per 10 euro. C'era anche in altri colori, però
ho detto la prendo nera perché in teoria colore tipo caramello o un qualche cosa di simile, quindi non mi sembrava il caso di prenderne un'altra. Allora concludo con la maglia, l'ho appena finita di stirare, alla manica lunga. In realtà sembra una maglietta, ma è come se fosse una sorta di felpina e ha appunto tutto questo effetto a righe bianco e nero. C'era anche fatta colorata e se ricordo bene anche con la riga ancora più sottile. Mentre i pantaloni mi viene un po' difficile farveli vedere perché se li appendo toccano per terra. Comunque hanno l'elastico in vita, hanno il passante per la cintura ed è questo effetto pantagonna, diciamo. Cioè, io vabbè, siamo a sera, nel frattempo il letto l'ho fatto e appunto questo effetto zampa pantagonna molto carino. Tanto li ho lavati, ora li metto, devo andare a vedere la pizza nel fornetto, li metto in armadio, lunedì li porterò a fare accrociare. Dimenticavo anche di dirvi che alla fine ho messo anche l'altro portaposate. Alla fine la parte per i coltelli non mi era funzionale, ho provato un paio di giorni a vedere se poteva andare, l'ho data a mio fratello e ai miei in modo tale che la potessero usare tranquillamente loro con insomma i loro cassetti. Quindi qua ho messo spatoline, coltelli, anche perché io ho quasi tutti i coltelli, questi qua con diciamo, la loro protezione, forchette, cucchiai, coltelli classici, qua ho i coltelli a seghetta e quello fatto a spadino, cucchiai questi da cappuccino, forchettine da dolce, lì cucchiaini piccolini e qua le pinze per girare le verdure, carne eventuali. Quindi mi sto trovando bene, cioè molto funzionale rispetto a quelle che erano le mie aspettative, quindi sono molto contenta. Arrivati a fine giornata, sono le 8:30, io adesso mi strucco, mi metto a finire di editare il video perché in realtà per ora forse ne ho editato metà e stasera vorrei dedicarmi un po' alla lettura, dato che ho ancora, non ho ancora finito, in lettura Cicatrice di Urado perché ieri sera mi ci sono addormentata perché ero troppo cotta. E quindi nulla, noi ci vediamo, come già vi ho un po' mezzo spoilerato, martedì con il video dei preferiti, stavo per dirvi terminate, dei preferiti. E nel caso in cui non li abbiate visti, andatevi a recuperare i video usciti questa settimana, quindi questa settimana super scorpacciata di video, tutti diversi l'uno dall'altro, quindi ce n'è un po' per tutti i gusti. Io, ecco, se vi va di lasciare un commentino, se siete arrivati alla fine di questo video, vi ringrazio, è sempre un modo che apprezzo molto per sostenere il canale. E appunto, a martedì. Ciao!